sopra ed è tanto alta. Come passerò? Ma chi ci può aiutare? Chi chiamerò? Escavatore, vieni qua. Sono un escavatore, ti aiuto con piacere. Shoop doop doop shoop, io ti aiuterò. Shoop doop doop shoop, i tuoi problemi risolverò. Devi scavare una buca nel terreno. Cerca un aiuto, chi ti può aiutare? Escavatore, vieni qua. Sono un escavatore, ti aiuto con piacere. Shoop doop doop shoop, io ti aiuterò. Shoop doop doop shoop, i tuoi problemi risolverò. E mi divertirò. Chi è miglior nella costruzione? Chi aiuta sempre tutti? Escavatore, vieni qua. Sono un escavatore, ti aiuto con piacere. Quando tu mi chiami, io ti aiuterò. Ho un grande secchio e anche una penna. Sono il migliore, questo lo puoi vedere. Da nessuna parte ce n'è uno come me. Shoo-doo-ba-doo-ba-shoo, io ti aiuterò. Shoo-doo-ba-doo-ba-shoo, i tuoi problemi risolverò. Al parco giochi con Leo. Leo, il camioncino curioso, incontra Lea. Qualcuno sta giocando con le macchinine radiocomandate. Ma, ehi, piano, state investendo i robot. Vanno troppo veloci. Ecco, una è anche cappottata. Max, sei tu il pilota imprudente. Oh. È bello giocare con le macchinine radiocomandate, eh? Ma non su una vera strada. Leo ha un'idea. Cos'hai nel cassone, Leo? Il progetto di una pista da corsa. La costruiamo insieme? È divertente! Io ci sto! Anch'io ci sto! Questo è il posto ideale e ognuno fa la propria parte. Leo scarica il materiale. Max prepara il terreno. E Litti mette in opera la pista. Gli pneumatici servono come barriera di protezione. Sì, certo, ci siete anche voi, gli amici robot! Dividiamo la carreggiata in due corsie. L'incrocio, come lo segnaliamo? Perfetto! Ops! Con la vernice può succedere!
Sei contento, Leo? Mancano 4 pneumatici. Qui non ce ne sono. Ah, non sarà difficile trovarli. Cerchiamo altri pneumatici. Leo e Max vanno in cerca di pneumatici. I robot si fanno gli scherzi. Non scherzate con la vernice. Il deposito di vecchi veicoli è il posto ideale per trovare gli pneumatici. Lifty, ti diverte questo posto? Sì! Ehi, ma cosa fai? È pericoloso! Lifty! È andata bene. Ehi, amici! Tanto rumore per niente. Qui non ci sono pneumatici. Ne abbiamo solo uno. Io so dove sono! Tre pneumatici! Lifty, attento! Prendiamoli, ma dobbiamo chiedere il permesso a qualcuno. Sono solo rottami, Leo. A chi lo chiedi? Non c'è nessuno! Che state facendo? Quello è mio! Ridatemelo! Ciao! Io sono Leo! Ah, io Lea! Possiamo prendere questi pneumatici? Assolutamente no! Devo costruirci la mia casa! Max, Lifty e Leo se ne vanno delusi e devono pensare a una soluzione per terminare la loro pista da corsa. Leo ci sta pensando. Lea, costruisci la pista con noi. E poi costruiamo la tua casa. Sì! Lea è felice. È sempre più divertente fare le cose insieme. Ora possiamo mettere in sicurezza la pista. Leo e Lea posizionano gli pneumatici. Uno. Due. Tre. Intanto Lifty ha portato dei coni stradali. E quattro. Ora la pista è completa. Giochiamo! Ehi! Avete tutti un telecomando, ma Lea non ce l'ha! Attenzione! Via! In testa la macchinina verde, ora la blu supera la rossa e affronta la curva. Leo e Lea pilotano insieme. La blu è in testa, poi la verde e la rossa. Gli amici robot esultano al traguardo. Fantastiche queste macchinine radiocomandate. Eh sì, il gioco è finito. E come promesso, andiamo a costruire la casa di Lea. Lifty toglie via anche i birilli. E ora tutti da Lea. Ciao bambini, a presto per la casa di Lea. Ehi, ehi, aspettate, vengono anche i robot e Lifty. L'autosquadra. Il cagnolino. Quante stelle nella notte del parco giochi. Ma è arrivato il mattino e non le vediamo più. Bo sta ancora dormendo.
Oh, sta sognando! Una palla che palleggia! Tira la palla! Passala! Gol! Il numero 5. Un tamburo che suona! Una fetta di anguria! Buona! Una casetta! Un po' piccolina! Ah, ma certo! È la cuccia del nostro cucciolo! Ciao, piccolo! Buongiorno, Bo! Ben svegliato! Il nostro cucciolo sta abbaiando e non è un sogno! Vuole uscire! Cucciolotto, hai voglia di giocare, eh? Dolcissimo il nostro cucciolo! Cerchiamo dei giocattoli per lui. Oh, ci pensa Mimì! Buongiorno! Bella quest'ananas! Verde e marrone, che meraviglia! Ma non è un giocattolo. Una palla color rosa con strisce bianche. Un bel gioco per il cucciolo. Il numero 2 è giallo? Non facciamo matematica, via. Una teiera? Verde, blu e gialla, bella, ma non ci serve. Un osso blu? Certo, è di gomma. Ottimo! Un filo sottile, sottile? Non serve al cucciolo, ma al ragno sì! Buona arrampicata, ragno! Andiamo da Max. Ma dove sarà? Scopriamolo con il puzzle. Alberi e prato. Ecco Max, una grande collina, ancora prato. Un'altra collina. Max ha trovato un collare, rosso e giallo, bello per il cucciolo, vero? Bo gioca con il cucciolo. Cucciolo, abbiamo un regalo per te. Un bel collare. Ti sta benissimo. Bambini, le doppie figure. Osso. Cucciolo no. Osso. Collare, ciotola no, palla no, collare, palla, cuccia e ciotola no, palla, cucciolo, cuccia e ciotola no, cucciolo, ciotola, cuccia no, ciotola. Restano le due cucce, eccole! Il nostro cucciolo corre, corre, corre dietro alla palla. Ma poi gli viene fame. E allora una bella ciotola di croccantini per cani. Oh, noi non li possiamo mangiare. Sono solo per il cucciolo. Buon appetito, cucciolo! È bello avere un amico cucciolo. È un amico fedele. Ci vuole bene e dobbiamo volergli bene per tutta la sua vita.
A presto, amici, con l'autosquadra. I grandi veicoli da lavoro, la strada panoramica. Guardate, la pista sopraelevata. Un'auto sportiva rossa la sta percorrendo. Un po' di velocità e il brivido è assicurato. Bravissima! Ma la piccola auto scalpita. Ha visto la grande collina e la vuole scalare. Non è facile. Prendiamo una bella rincorsa e... Vai! Dai! Niente da fare. Riproviamo. Wow! Niente, le ruote girano a vuoto. Niente da fare. La salita è troppo ripida. Per salire su queste colline serve aiuto. Andiamo ai garage. Forse troviamo quello che ci serve. Vediamo chi esce dai garage. Forse non hanno sentito. Buona idea. Bussiamo alla porta. Abbiamo bussato con tanta forza. Stanno uscendo tutti i veicoli. Camion gru, ruspa, camion con cassone, escavatore. Quanti veicoli da lavoro! Andiamo, seguiteci! Grandi veicoli da lavoro? Guardate che collina ripida! Riuscite a costruire una strada che ci porti fino in cima? Hanno accettato la sfida! L'escavatore rimuove terra e sassi. La ruspa, con la sua grande lama, allontana i detriti. Il camion gru mette in opera il fondo stradale. Ovviamente la strada sale sempre di più. L'escavatore intanto, scavando, è arrivato in cima alla collina. La ruspa toglie i detriti dove appoggia il fondo stradale. Il camion gru e il camion continuano a lavorare. Finalmente! La macchinina rossa è felice e vuole salire. Ma attenzione, la strada non è finita! Mancano le protezioni! Attenzione! Oh! Oh no! Che succede? Il camion gru ha agganciato la macchinina con la sua gru calamita. Macchinina, sei stata imprudente ma fortunata! Adesso però mettiamo le barriere di sicurezza, il guardrail.
Che bellissimo panorama! Ora ce lo possiamo godere in sicurezza, macchinina rossa! Grazie amici! Alla prossima puntata con i grandi veicoli da lavoro!